12 mesi di sacrifici per far scendere lo spread e poi basta che la campagna elettorale entri nel vivo per vanificare i sacrifici che noi abbiamo chiesto agli italiani. È così secondo lei? È un discorso abbastanza ineccepibile. Devo dire che le questioni che avete posto sono di una chiarezza lampante. Gli italiani adesso spetta loro di scegliere. Ma davvero è possibile che credano ancora a Berlusconi? Questo non è una domanda retorica. Io credo che lui sia un esteto della bugia finalizzata alla cattura del consenso. È totalmente priva di fondamento sia la vicenda dell'istituzione dell'IMU. Semmai si trattava di correggere l'IMU per quelli della prima casa, magari per quelli che hanno a carico un mutuo, immaginare, come ha detto l'Europa, di renderla più progressiva. Questa sarebbe stata una cosa realistica. Poi coprirla nella maniera indicata, come se i rapporti tra Berlusconi e la Svizzera, mi ricordo ancora le rogatorie del 2001, non devono essere proprio brillanti, ma poi c'è la storia dei giochi, addirittura coperta con i giochi, e capisco che un paese che si ispira ai patti possa anche pensare di strumentalizzare i giochi. Quindi la proposta di Berlusconi è totalmente irrealistica. Il condono tombale poi è lisciare il pelo agli evasori. Ma di quale condono tombale parliamo? Noi possiamo ridurre il carico fiscale se paghiamo tutti. Questa è la semplice dichiarazione di verità che sarebbe bene che la politica, quella seria, proponesse come riflessione ai propri concittadini, altro che raccontare balle. Senta, ieri Bersani a Piazza Pulita è stato chiarissimo, ha detto: faccio una proposta shock. Nessun condono fiscale, non faremo mai condono fiscale. Noi, di fronte alla dimensione dell'economia sommersa, al fatto che c'è una conclamata evasione fiscale, proponiamo degli strumenti, i condoni, i tombali, gli scudi, insomma, voglio dire, per favorire l'idea che si va che il mondo dei furbi può continuare a proliferare. Io penso che bisogna girare pagina e Berlusconi non è il più adatto a farcela girare, ci fa tornare indietro, magari ci fa andare in Argentina. Onorevole Tabacci, ma lei, se dovesse scegliere tra Monti e Vendola? Ma guardi, Monti utilizza Vendola come uno spauracchio, ma Vendola è stato per 8 anni il presidente della Regione Puglia e tra l'altro si è dovuto barcamenare su vicende complicate come quelle dell'Ilva, mettendo insieme il lavoro e la salute. Io ho fatto 20 mesi, poi mi sono dimesso perché sono una persona seria e affronto questa campagna elettorale senza rete, da assessore al bilancio della Giunta Pisapia, che era indicato come un pericoloso sovversivo. Quindi è un alibi quello di pensare che Vendola determina la linea della coalizione di centro-sinistra. Però uno verrebbe il centro democratico dentro nella coalizione ed ha una linea, un programma, tra l'altro sarebbe bene lo si esaminasse, con contenuti di una manovra complessiva, e Bersani è una persona seria ed equilibrata. Non tiriamo fuori la storia dei comunisti, perché il miglior amico di Berlusconi è Putin, che credo che di comunisti se ne intenda, no? Beh, direi di sì. Allora, intanto, ieri sera è partita l'offensiva di Bersani, che ha cominciato a scherzare dicendo: vabbè, allora noi proponiamo il rimborso dei viaggi di nozze, non parliamo di IMU, non vogliamo partire dall'IMU, dice il leader del Partito Democratico, partiamo invece dal lavoro che per noi è l'asset centrale della nostra strategia per la campagna elettorale. Lei è d'accordo? Ma io penso che, avendo partecipato anche all'assemblea della CGIL, dove sono emerse delle proposte che possono essere condivise, altre che possono non essere condivise, ho visto che c'è un'attenzione della coalizione ai temi del lavoro, ma inseriti su una linea di pragmatismo, di serietà. D'altro canto, quello che l'Occidente ha tentato di fare in questi anni, sganciare il benessere dal lavoro, si è rivelato una cosa disastrosa, perché ha fatto un'immissione enorme di carta moneta, comunque nascosta anche sotto la vicenda, la coltre dei derivati, che certo non può essere una prospettiva di sviluppo. Il lavoro va riposto al centro, va posto al centro di un meccanismo di crescita e di sviluppo. Da questo punto di vista mi sembra che la coalizione di centrosinistra guidata da Bersani e con la nostra presenza, che io ritengo dal punto di vista politico carica di peso e in qualche modo determinante, è una garanzia per il Paese, non è un salto nel buio. Il salto nel buio è quello che abbiamo fatto in questi anni. Allora, una volta bacio. Più che una questione di giuslavoristi è una questione economica. Io penso che l'intervento sul cuneo fiscale sia di gran lunga la cosa da scegliere subito. Ovviamente
sulla base del presupposto che in Italia bisogna pagare tutti per poter pagare di meno e per poter intervenire anche sul cuneo fiscale che opera sia sulla competitività delle imprese che sul salario e quindi incidentalmente e conseguentemente sulle famiglie. Questa è la scelta che si deve fare. I posti di lavoro devono essere veri, non abbiamo bisogno di posti di lavoro socialmente utili e non si possono fare per decreto. Perché ci siano posti di lavoro veri è necessario che il sistema riprenda efficienza e sia in grado di competere a livello internazionale. Il Made in Italy non è che lo possiamo affermare certo. Perché siamo i più belli o rivendichiamo la storia, è perché siamo in grado di collocare prodotti a livello internazionale che abbiano un appeal sul piano della qualità e che siano competitivi sul piano dei costi. Tutto qui, e quindi è evidente che l'intervento fiscale sulle imprese ha una sua profondità e tocca anche la qualità e il ritorno del lavoro nelle tasche dei lavoratori. Prego, Tabacci. Bene, ma io penso che scommettere sullo stallo al Senato non è un programma politico, magari sarà quello di Casini, ma non è il nostro. Io penso che il centro-sinistra sia in grado di realizzare in questo momento un'alternativa e quindi non ci sia bisogno di una partita di ritorno. Ciononostante, anche vincendo, è necessario poi avere una cultura dell'allargamento, dell'apertura, perché è evidente che fare come ha fatto Prodi nel 2006 è sbagliato. Non è che vincendo si pensa che in Parlamento, grazie alla legge elettorale, che in Parlamento poi le questioni si risolvono. Ci vuole anche uno spirito di apertura nei confronti di chi ha perso, che rappresenta una parte importante del Paese.